Questo periodo mi ha fatto riflettere tantissimo perché mi ha fatto davvero apprezzare tutto ciò che ho. Il Covid è ancora in circolazione, quindi io mi sono sentita sempre combattuta se decidere di andare in vacanza o meno. Buongiorno, scusatemi questa faccia allucinante. Oggi è, aspettate, lunedì 6 ed è mezzogiorno e mezzo. Sono una disagiata perché mi sono alzata mezz'ora fa, ho preso il caffè e adesso sono in panico perché non mi ricordo che cosa devo fare. Allora, cosa dirvi? Questo qui è il mio primo riposo, è appunto lunedì 6, perciò scusatemi, ma mi sono veramente alzata tardissimo e volevo un attimino. Come si dice, volevo anche un attimino sistemare un po' di cose a casa, ma sono proprio disagiata oggi, vabbè. E mi ha ripreso in farmacia perché appunto stamattina io dormivo questo shampoo qui, che è uno shampoo che chi mi segue anche almeno solo dalla quarantena sicuramente sa che insomma mi sto veramente trovando molto molto bene con questo prodotto ed è uno shampoo della Olaplex, soprattutto perché ho sofferto in quest'ultimo periodo di dermatite seborroica. In realtà come si dice, il prurito ogni tanto mi viene ancora, quindi penso che proseguirò con questo, ma dovrei alternare con un altro shampoo, insomma, proprio perché alla fine poi dopo un po' diciamo che la cute si abitua, no? Al tipo di shampoo che voi utilizzate, quindi l'ideale sarebbe rondare un po' gli shampoo. Io appunto ho iniziato il 1° di luglio, e in realtà cioè, è stato un ritorno abbastanza traumatico per me perché contate che comunque stare i mesi a casa cioè, non mi ha aiutato per niente a riprendere un attimo la routine. Comunque mi ero un po' assestata a questa routine dove comunque il luogo di riferimento, il punto di riferimento era a casa. Se non era a casa mia, era a casa di Marco. Perciò per me cioè, non è tanto stato lo svegliarmi presto perché sapete che io sono una che tendenzialmente si sveglia presto, quindi non ho problemi, anzi io ho problemi più con le notti ad affrontarle perché non sono per niente una persona notturna, considero una persona notturna, cioè preferirei fare tipo tutte le mattine di questo mondo. E niente, quindi diciamo che è stato un ritorno un po' traumatizzante e soprattutto perché cioè, ho fatto veramente fatica anche solo banalmente a trovare gli spogliatoi, cioè trovare gli spogliatoi no, per andare a cambiarmi. Comunque ci sono delle tratte a piedi che se non siete più abituati a camminare ed è stranissimo per me questa cosa perché comunque un po' anche con l'allenamento, è vero io mi alleno a casa ma non mi alleno più di 15 minuti e in più non vado a correre da un sacco di tempo, quindi capite che è veramente difficile per me. Integratore e via. Ragazzuoli, allora ho montato un vlog, adesso in realtà devo andare a fare una lavatrice, e c'è cioè una lavatrice, una specie di lavamano in realtà, al massimo giro con la centrifuga. Niente ragazzuoli, non devo lavare a mano praticamente le mie mutande assorbenti che di solito tendenzialmente lavo a mano, ma mia mamma ha messo in lavatrice. In verità sono appunto delle mutande assorbenti che si utilizzano per il ciclo mestruale. Io tendenzialmente in tirocinio utilizzo appunto la coppetta, però qualora appunto, dato che faccio turni molto lunghi e sinceramente soprattutto in ospedale non è che mi va di andare a levarmi la coppetta eccetera, io la tengo 12 ore perché posso tenerla massimo 12 ore e però appunto a volte se qualora io avessi perdite o cose del genere, meno male che mi tengo la mutanda assorbente sotto e devo dire che in queste 2 notti qua mi è stata molto utile. Comunque nei weekend bisogna sempre fare le lavandaie, vabbè weekend che poi è lunedì, e sappiate che il Napisan è uno dei migliori, cioè soprattutto vabbè per la roba che utilizzo in tirocinio per forza Napisan, anche le divise non le lavo in casa ovviamente, però, e non le porto nemmeno in casa perché le lascio dentro il mio armadietto, però tipo l'intimo, le canottiere perché mi metto le canottiere, le calze eccetera, lavatrice Napisan. Questo.
Ne approfitto, vi faccio vedere anche le mie piantine, guardate che belle foglie che c'ha questo avocado nonostante sia piccolino. Questo sembra quasi morto, non so se lo vedete, però vabbè, non lo so, vediamo insomma. Questo è troppo bellino, guardatelo. Poi io mi sono fatta una moka, adesso me la verso sperando di non spatasciare tutto. Sì, lo so, ragazzi, sto bevendo troppo caffè, ma permettetemelo. È buono, adesso vediamo. Buongiorno, ragazzuole. Allora, io ho voluto mettere le lentine a contatto oggi, anche se sono a casa, perché veramente ogni 2x3 mi dimentico gli occhiali. Cioè, è più forte di me, alla fine poi piuttosto che andare in giro e non vedere un cavolo, metto le lentine, anche perché comunque oggi devo fare un po' di cose, probabilmente uscirò anche, quindi mi taglio un attimo le unghie, ragazze, perché sennò va a finire che mi dimentico, non me le taglio più e sinceramente, cioè, lo so che sono cortissime, ma vi giuro mi danno super fastidio. Cioè, sono corte, perché non sono lunghe. Però me le taglio già direttamente, anche perché poi sono così, cioè sono un po' fragili e che si spezzano, quindi tanto vale tagliarle, insomma. Io di solito utilizzo sempre questo, non so se voi utilizzate la forbice o comunque il tagliaunghie, io utilizzo questo per comodità. Sembrano abbastanza lucenti. Poi di solito io le limo con questo, così, anche se le limo grossolanamente, me le lima comunque tutte a prescindere. Bene, faccio il letto e ho deciso che stamattina, prima di iniziare qualsiasi cosa, mi alleno e medito un po', perché sennò non lo faccio. Allora, ragazzuoli, mi sono fatta questa tisana qui, mela d'oriente, che è buonissima. Io la scaldo perché sennò sono convinta che non si riesca a scaldare. Questa si può anche fare fredda volendo, però ho messo lo stesso a scaldare l'acqua, poi al massimo la metterò dopo nella bottiglia. Anzi, però scusatemi, cioè, se si può anche fare fredda, perché cacchio sto facendo sta cosa? Prendo un imbuto e vediamo. Oh yes, mi sono fatto un caffè minchia allungatissimo, però vabbè. E tisanozza. Rifaccio il letto. Sono fatta finalmente una doccia, non vedevo l'ora. Volevo farvi vedere che ho utilizzato questo campioncino di Alchemilla Eco Bio Cosmetics Bio Styling Finish Hair Balsamo Extra Volume. Vediamo se effettivamente è un balsamo volumizzante. Vabbè, comunque, qua diceva di lasciare in posa dai 3 ai 10 minuti. Io in realtà di solito faccio sempre come prima cosa lo shampoo, poi metto il balsamo, poi faccio il corpo e poi mi sciacquo tutta. Vi ricordo che io utilizzo sempre questi shampoo qui. Vedete, questo qui è nuovo, invece questo l'ho finito, lo devo terminare. No, cioè, lo devo buttare. In realtà l'avevo un attimo allungato con l'acqua per finire totalmente il prodotto, e quindi adesso è pronto, insomma, per essere buttato. Peccato, perché se la confezione fosse stata da 100 ml avrei conservato la scatolina, perché in realtà è maneggevole abbastanza, però vabbè, pace. Ma fa così caldo, ragazze, che cioè, mi sono fatta la doccia e adesso ho ancora più caldo di prima. Vabbè, siamo proprio bene. Non capisco se sia la vecchiaia o meno, o cosa, insomma. Allora, vado ad utilizzare questo siero qui, guardate, per farvi capire che lo utilizzo tutti i giorni. Comunque ne ho già consumato un bel po'. E niente. Metto la mattina, la sera, o comunque ogni volta che mi lavo me lo metto su. Stamattina non è che abbia fatto chissà che cosa. Ho cercato qualche articolo, cioè ho lavorato un pochettino per la tesi, però
In realtà devo mettermi sotto perché devo un attimo ricorreggerla e vorrei pensare anche a un altro titolo e dentro stasera vorrei inviarla appunto al relatore. Purtroppo sono veramente scompensata, quindi cioè, faccio tutte le cose con una lentezza allucinante. Vorrei lasciare asciugare i capelli all'aria, vediamo che cosa viene fuori in realtà perché... Appunto, non voglio stressarli ulteriormente, che già ultimamente ne sto perdendo un po' di più di nuovo. In realtà li perdo sempre, però sicuramente da quando li ho tagliati me li sento più leggeri, anche se me li sento già di nuovo più lunghi. Mamma mia, incredibile cioè, la velocità con la quale comunque i miei capelli crescono. Niente, in realtà sono stata poco presente su Instagram oggi, ma perché boh, volevo prendermela proprio di relax, tanto vi avevo riempito ieri di storie. Volevo farvi vedere le mie piantine, guardate quanto sono... cioè guardate quanto è cresciuto. Non so se si vede, vabbè. Comunque è cresciuto un sacco, devo pure cambiargli il panno. Perché tante volte tende a fare tipo la muffa, però vorrei che crescesse ancora un po' di più in realtà, quindi... Aspetterò prima di travasare il limone perché sono convinta che adesso, qualora lo piantassi, morirebbe in 3 secondi, non lo so. E ho pensato un po' a questo periodo un po' surreale che abbiamo vissuto un po' tutti quest'anno, in realtà, perché, cioè, secondo me io ancora non mi sono resa conto che comunque la vita è andata avanti. Cioè, se penso a veramente marzo, aprile e maggio, mi sembra, cioè, mi sembra così lontano eppure è qua dietro, cioè. Non lo so, mi sembra tutto così molto surreale, ecco. Sì, è vero, siamo ritornati alla normalità, ma non è una normalità quella normalità, ok? E devo dire che questo periodo mi ha fatto riflettere tantissimo perché mi ha fatto davvero apprezzare tutto ciò che ho ed è incredibile, cioè è stato veramente, veramente incredibile. Mamma mia, comunque ho delle... cioè, ho gli occhi qua che sono nerissimi, ma non capisco perché, comunque. E niente, quindi vi ho scritto in realtà 2 righe che vorrei trasformare o in un podcast o in una serie di clip di video. Adesso vediamo, forse col podcast riesco di più a gestire la cosa. Comunque, volevo parlarvi di questa cosa, insomma. Io sto notando tantissimo che su Instagram tanti di voi sono in vacanza e ci sta. Cioè, io vi dico la sincera verità, io fino a maggio avevo pensato, no, vabbè, ma io in vacanza quest'estate non ci vado, cioè, come faccio ad andare in vacanza che poi dobbiamo stare lì tutti con la mascherina, eccetera. Vabbè, insomma, mi ero fatta un po' un'idea che sarebbe stata un'estate un po' del piffero, e però nonostante tutto poi in questi mesi, cioè, a giugno comunque c'è stata una discesa, proprio un calo dei casi, ovviamente la riapertura di tutti i negozi, la riapertura dei ristoranti, eccetera, che infatti c'è per fortuna da una parte. Il punto è che il problema non è che lo abbiamo debellato, cioè nel senso il Covid è ancora in circolazione. Quindi io mi sono sentita sempre combattuta se decidere di andare in vacanza o meno. Anche perché uno diceva, vabbè, ma tanto sei stata a casa 3 mesi, sì, ok, però non era vacanza. Cioè io in questi 3 mesi comunque ho continuato ad avere esami, è vero che la mia vita era ridotta alla casa, ma comunque lo stress che in generale ho avuto è stato parecchio, cioè non è che dici non ho fatto un cavolo, mi sono grattata la pera dalla mattina alla sera, anzi no, cioè grazie anche a questo periodo sono riuscita comunque a finire tutti gli esami cercando comunque di, come si dice, studiare senza avere il pressing, oh mio Dio, il tirocinio, oh mio Dio, la scadenza della tesi, cioè comunque ho cercato di fare tutto abbastanza in maniera lineare. E niente, quindi dato che sono in vacanza tipo dall'8 al 20, vabbè, in teoria al 25 di agosto, però il 23 ci hanno chiesto esplicitatamente di ritornare. E in teoria appunto io dovrei partire con il mio amoroso che lui va in ferie e ritornerà tipo a settembre, non lo so se ritornerà, no vabbè ritornerà, però non so quando onestamente, però so che insomma dovremmo partire insieme il 16, anche perché vabbè io in primis parto per andare a conoscere i suoi nipoti, ecco ovviamente perché mi interessa quello principalmente insomma. E poi ho pensato che comunque quella settimana in cui stacco il tirocinio prima di partire con lui, alla fine potrei andare comunque qualche giorno in Liguria con mia mamma come abbiamo sempre fatto, insomma. Cosa che per esempio l'anno scorso non c'è stata perché i miei erano nelle Filippine.
Ero molto scettica, vi dico la sincera verità, perché per una serie di cose. Se la distanza sociale si mantiene, eccetera, e se i casi comunque non aumentano, magari posso, cioè non lo so, io ho pensato che comunque potrei prenotare già da oggi, infatti penso che prenoterò. E sicuramente appunto io e mamma andiamo in lì e niente, vedremo insomma. E poi sicuramente mi vedrò con la Fede, con la Federica che è appunto una mia amica che abita a Sestri. E ci organizzeremo insomma. L'anno scorso io e Marco eravamo andati a Moneglia, sapete che io ogni anno, cioè ogni anno, da un po' di anni in realtà, vado sempre ad Eiva Marina perché mi piace come posto, perché è molto, cioè è un paesino in cui comunque se vuoi andare a staccare, a rilassarti eccetera, puoi farlo tranquillamente. Io 3 anni fa mi ero portata un esame a settembre, mi ricordo che avevo studiato anche lì e riuscivo comunque ad avere quello stacco in cui, insomma, quello stacco dal mare in cui studiavo. Allora, io ho preparato il mio zaino, in realtà, vabbè, ultimamente sto portando sempre queste casacche qui e poi la sacca per il pranzo. E niente, ragazzuole, io penso che adesso andrò. Scusatemi, ok. Andrò a dormire perché appunto domani mattina mi devo alzare alle 5, quindi. E devo un po' muovere. Beh, alle 5 proprio magari no, alle 5 e mezza. Alle 6 vorrei appunto uscire di casa. Niente, io spero che appunto questo vlog vi abbia tenuto comunque compagnia. Tanto devo solamente lavarmi i denti, sono pulita, mi sono fatta la doccia, eccetera, preparare insomma quello che metterò domani, che sarà molto easy. Io mi vesto sempre uguale per andare in turno, tuta, canotta e calze e scarpe normalissime. E niente, ci vediamo al mio prossimo riposo. Peace.